contro le rondinelle per proseguire la rimonta salvezza. La Virtus Lanciano ospita domani al Biondi il Brescia con l'obiettivo di dare continuità ai risultati che con l'avvento di Primo Maragliulo in panchina e dei tanti giovani di prospettiva in rosa hanno avuto uno svolto in positivo. In 5 partite con l'allenatore leccese sono arrivate 3 vittorie, un pari ed una sconfitta, una media di 2 punti a partita che se mantenuta porterebbe alla salvezza anche se le difficoltà sono dietro l'angolo e in queste partite oltre un pizzico di buona sorte, vedasi i pali di Modena e Como, hanno inciso la spensieratezza di molti dei nuovi, oltre che le scelte di Maragliulo. Spensieratezza che sarà messa sempre più a dura prova con l'andare avanti del campionato e man mano che i punti peseranno sempre di più. Proprio Maragliulo domani sfiderà una parte molto bella del suo passato, avendo giocato e vinto un campionato con la maglia del Brescia, segnando 11 gol nella stagione 84-85 e in terra lombarda lo ricordano con affetto. Le rondinelle di Roberto Boscaglia sono in piena lotta playoff. Dopo un passaggio a vuoto tra gennaio e febbraio, un punto in 5 partite, la riscossa si è materializzata con 2 vittorie consecutive casalinghe su Como e Avellino, che sono valse il ritorno tra le prime 8 della classe. Ora il Brescia punta sulla trasferta di Lanciano per tornare a fare punti lontano dal Rigamonti, visto che in trasferta ha sempre perso nel girone di ritorno. Boscaglia dovrebbe affidarsi allo stesso 11 che ha battuto l'Avellino, con Calabresi in difesa al fianco di Antonio Caracciolo. In attacco ci sarà Geico, match winner dell'andata con una doppietta di rigore, sostenuto dalle 3 frecce Kupić, Morosini ed Embalo. Non convocato l'airone Andrea Caracciolo, alle prese con una tendinite al pari di Nicola Lancini. Nella Virtus Lanciano certe l'assenza dell'infortunato Salviato e dello squalificato Aquilanti. C'è dunque il rebus del terzino destro, ballottaggio tra Di Filippo e Vastola, linea completata da Rigione, Amenta e Di Matteo, in gola all'andata. Torna dal primo minuto di Francesco, con lui Vitale, Bacinovic e uno tra Rocca e Giandonato. In attacco si riprende la titolarità a Ferrari, sostenuto da Marilungo. Direzione di gara affidata ad Aureliano di Bologna. Da ricordare la bella iniziativa voluta dalla Virtus, il settore ospiti chiuso alla tifoseria del Brescia, dopo la decisione del GOS, sarà totalmente riservata alle scolaresche di Lanciano e del comprensorio frentano.